Arriva una domanda da YouTube che dice, aspetti, è possibile creare una CR all'interno di un condominio o con l'associazione di più condomini? Stiamo parlando di autoconsumo collettivo, però è bene, diciamo, collegarli con questo bando. Poi un'altra domanda che faccio. Lei prima ha parlato di indicare, che bene indicare i POD. Quindi questo vuol dire che le persone devono aver già risposto alla manifestazione di interesse. Sì. E quindi, diciamo, l'atto formale che voi chiedete nel bando è che ci sia già un elenco di persone, che non basta aver fatto l'incontro in attesa che si rendano disponibili, ma volete che ci sia proprio la certificazione, l'atto formale della persona che si impegna ad entrare. Questa è una. La seconda, se mi dà conferma, la seconda questione, sì. Se un comune ha il territorio suddiviso su due cabine primarie, potrebbe, visto che è concesso fare una sola domanda per comune, potrebbe all'interno di uno stesso progetto presentare il progetto di due comunità energetiche? Ecco, a voi la parola. Allora, prevedo che sia piuttosto complesso. Carità, è possibile che un comune sia contemporaneamente per metà su una cabina primaria e per metà su un'altra? No, non è per metà, guardi, le assicuro che è un caso che sto seguendo anche personalmente. Ok, quindi comunque noi prevediamo una sola domanda per chi la presenta, appunto, sia come caso A che come caso B. Quindi o il comune presenta una domanda direttamente come caso A o fa parte di una CER come nel caso B. Se lo stesso comune presenta due domande, anche se fosse in due cabine diverse, non è fattibile. Quindi ogni comune ne deve presentare una. Per quanto riguarda l'altra domanda, la risposta era sì, ma adesso un attimo non me la ricordo. Lei mi aveva detto se fosse possibile prima di questa, me ne aveva fatto un'altra che non ricordo. Rispetto a manifestazione di interesse, qual è, diciamo, l'atto sì, formale, ecco, di cui avete bisogno? Proprio l'elenco dei POD. Tanto allora lì riguarda il fatto delle persone coinvolte. Comunque, io do un premio, un valore di premialità per le persone coinvolte. Quindi, in qualche modo, devo essere certo che queste persone siano effettivamente coinvolte. In più, ho la necessità di fare una, diciamo, pre-verifica di connessione. Quindi sì, servono i pod. E poi la questione dei condomini. Non so se la dottoressa, dottoressa... Sì, io, allora, sperando di non mandare in confusione chi ci ascolta, però eventualmente possiamo risentirci con calma, ma credo che questo caso sia proprio uno di quelli nei quali questa sinergia, questo allineamento che abbiamo cercato di tenere insieme a Francesco, che diciamo è il professor Corvaro, ma è anche Francesco. Abbiamo cercato di tenere allineato questo bando, proprio alla regolazione del 199, perché attendere, in un caso del genere, è possibile o auspicabilmente, noi come GSE questa addirittura l'avevamo già data per certa, l'autorità ci deve dire entro quali limiti geografici, ma laddove parliamo di un comune che ha due cabine, riterrei, diciamo, con tutti i caveat, fermo restando che lo deve dire l'autorità e non vale quello che dice la Pancaldi, ma con grande probabilità quella CER che è stata costituita dal comune e che oggi sceglie di fare la comunità legata a una delle due cabine, domani con la regolazione completata dall'autorità, con la stessa configurazione amministrativa, potrà, cioè con la stessa CER, con lo stesso contenitore giuridico, potrà attivare una seconda configurazione, quindi ottimizzare dal punto di vista dei costi gestionali, avere un unico soggetto giuridico che gestisce due configurazioni di comunità, una legata a una cabina primaria, l'altra legata all'altra cabina primaria. E a quel punto, se ha fatto con gli impianti sul versante di una cabina, con i fondi del commissario,
per fare gli impianti associati, diciamo, all'altra cabina, magari potrà valutare se c'è un comune sotto i 5.000 abitanti di accedere al bando dei 2 miliardi e 2 del MITE, oppure, siccome questo io, diciamo, approfitto per ricordarlo, perché credo, insomma, che sia anche giusto, insomma, siccome no, purtroppo non riusciremo a fare tutto con le risorse del bando commissariale. Tutte e quattro le regioni coinvolte hanno già previsto, con i fondi strutturali che si attiveranno nei prossimi anni, delle risorse anche per le comunità energetiche, in particolare destinate ai comuni. E di conseguenza ci immaginiamo che, appunto, per quel pezzo di comune che resta fuori dalla configurazione che facciamo oggi, perché risponde a un'altra cabina primaria, potrà completare con una configurazione ad hoc più avanti. Francesco, sono stata inopportuna o sei... No, 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 va bene, va bene. Noi l'importante è che purtroppo con i fondi che ci abbiamo per adesso ne facciamo una. Poi Bene, quindi un comune, professor vedremo Corrado, un anche. comune può presentare progetti per più impianti mettendo insieme biomasse, idro e fotovoltaico, ma deve presentare un progetto di comunità energetica. È questo? Perfetto, Corretto, grazie. corretto, corretto, Perfetto. corretto. Allora, la Altra questione dei cosa che ho condomini. risposto, una cosa prima dei condomini che forse risponde Stella che è meglio, una cosa che ho detto, qualcuno mi ha scritto eolico, geotermico, per noi vanno bene tutti, che sia chiaro. Ovviamente non possiamo vincere contro certe resistenze a volte, ma per noi va bene anche l'eolico, non è che l'abbiamo escluso. Perfetto. Allora, invece Allora, sul non tema so dei se ci sono condomini, altre... Diceva, scusi, dottoressa. sul tema dei condomini, non c'è, i condomini da regole del 199 possono fare due cose: o far da sé, cioè un condominio fa un unico impianto sul suo tetto e, diciamo, utilizza la figura giuridica che già esiste, che è il condominio stesso, per fare la condivisione. Però, quando abbiamo con i colleghi dell'ufficio commissariale definito questo bando, queste configurazioni non le abbiamo considerate isolate, per un motivo che alla fine un impianto su un condominio, per quanto grande possa essere, non potrà essere grandissimo, e quindi alla luce delle risorse che c'erano disponibili e soprattutto del coinvolgimento dei comuni, abbiamo ritenuto che focalizzare su questo tipo di configurazioni, che sono un po' più piccoline, fosse riduttivo. E di conseguenza, diciamo, rispondo quindi al secondo pezzo della domanda. Due condomini possono assolutamente mettersi, unirsi e dar vita, o le persone che abitano in due condomini, a una configurazione di comunità. Semplicemente a quel punto la configurazione non sarà solo condominiale, ma sarà, diciamo, i condomini saranno confluiti in un contenitore più grande del loro condominio, che sarà appunto la comunità energetica, e con quello che avranno fatto sul tetto del proprio condominio, entreranno, cioè lo metteranno a disposizione della configurazione di comunità. Spero di aver risposto. Bene, qui le domande stanno piovendo, compreso su YouTube, fanno una domanda per me molto complicata, veramente. Poi guardate, io facciamo questa domanda, poi chiudiamo. Raccoglierei il Dottoressa suggerimento. Maranò, il mio suggerimento, chiedo scusa, potrebbe essere questo. Noi potremmo raccogliere le domande Esatto. forse più significative, perché molte sono simili, e poi a quel punto inviarle oppure lasciare una, diciamo, Facciamo le FAQ, ingegnere, Esatto, esatto. come ci Perfetto. veniva suggerito nella chat. E io pregherei anche, se vi vengono altre domande rivedendo il webinar, vi manderemo il link dove è possibile rivedere per approfondire alcune cose che magari ci siamo persi. Potete utilizzare, come è stato scritto, potete utilizzare noi stessi, la mia mail che vi è stata inviata però la posso scrivere qui, che vi è stata inviata con la lettera del commissario Lignini. Possiamo fare da raccoglitori di domande, e poi insieme alla struttura del commissario, al GSE, prepariamo
prepariamo delle FAQ. Comunque, se posso, io nella chat del webinar ho scritto anche i miei riferimenti dicendo che, diciamo, io adesso sono negli Stati Uniti per lavoro e tornerò l'11. Diciamo che dal 21, se servono fare degli incontri con alcuni comuni, così come abbiamo fatto per la rigenerazione urbana, che hanno delle domande particolari, problemi, noi ci stiamo come struttura commissariale, li organizziamo. Perfetto. Allora, la domanda ultima che vi pongo è questa. La connessione deve essere, due punti, ritiro dedicato, concessione totale o parziale? Possono partecipare alla comunità anche gli impianti con lo scambio sul posto? E Stella, vai. Rispondo io. Allora, lo scambio sul posto, no. Non è incompatibile con le comunità, lasciate perdere lo scambio sul posto. Tra l'altro, tenete presente, l'avrete visto anche nel 199, che lo scambio sul posto sarà superato. Quindi, diciamo, io, ed è comunque incompatibile con la configurazione di comunità. Gli impianti devono andare in parziale ritiro dedicato, però non è nemmeno obbligatorio, cioè è la soluzione, se vi è comodo potete fare così, nel senso che il ritiro dedicato, per chi non lo sapesse, è un contratto con il quale il gestore dei servizi energetici colloca sul mercato l'energia, diciamo, che non viene autoconsumata direttamente e che nelle configurazioni di comunità, siccome la condivisione è virtuale, cioè c'è l'autoconsumo fisico, che è l'autoconsumo fisico, ma tutto quello che diventa energia condivisa passa in realtà per la rete e quindi viene prima venduto sul mercato, genera un valore economico che poi viene ridistribuito insieme all'incentivo tra i membri della comunità. Quindi chi vuole può scegliere questo valore economico di generarlo attraverso il ritiro dedicato, altrimenti è possibile sempre chiedere, diciamo, gestire questa energia che avanza, cioè che non viene direttamente autoconsumata ma viene condivisa, anche in altre modalità. Se dovete invece, cioè, dichiarare questa cosa, diciamo, nel momento in cui fate l'allaccio alla rete, allora sicuramente comunque la strada non è lo scambio sul posto, dovete dire a Terna che andrete in parziale ritiro. Stella, su questo aspetto qui, su questi aspetti qui, i valori indicativi del prezzo di mercato, dai un'idea, perché alcuni lo stanno scrivendo nella chat. No, ragazzi, non mi chiedete di dare dei numeri a quest'ora, perché io non sono esperto di prezzi di mercato. Io ricordo che prima di andare, quando abbiamo avuto un picco che, diciamo, eravamo sui 300 megawattora, ma io, diciamo, Francesca, abbi pazienza, okay, perché non seguo, cioè sto dando i numeri all'otto e sono 10 giorni che non li guardo. Però okay, se voi mettete su Google il prezzo di mercato dell'energia in questi giorni, che di fatto esce, e altrimenti il prezzo di riferimento che dovete guardare è il PUN dell'area di riferimento. 400 euro a megawattora. Ecco, vedi che ho sbagliato di 100. Gianluca, un'ultima cosa, scusate, perché questa io vorrei che rispondessi te. Hanno chiesto se è obbligatorio fare una manifestazione di interesse pubblica prima dell'affidamento dei servizi tecnici, indipendentemente dal valore, anche se il codice degli appalti non prevede tale obbligo. È chiaro che nel caso in cui l'incarico è diretto, perché è sotto i valori 150.000, può anche non essere fatta. La manifestazione di interesse noi l'abbiamo indicata, cioè qual è la ratio? La ratio è quella di utilizzare al meglio il tempo da qui, no? Anzi, ormai dal 30 giugno al 30 ottobre, iniziando ad investigare il mercato su operatore, perché abbiamo parlato di tutte le forme di energia, benissimo, anche la geotermica, anche l'eolica, anche l'idroelettrico. Allora, non è che si trova sempre sotto la porta del municipio l'esperto che sta e che può avere tempo, soprattutto, non solo avere il know-how, ma anche il tempo per poter rispondere in queste fattispecie. Quindi io consiglio sempre alla pubblica amministrazione a farle una piccola manifestazione, per dire: caro operatore economico, io ho poco tempo e mi serve tanta expertise, riesci a fornirmela ancorché sotto soglia? Questo è il senso.
Il senso è questo, perché in alcuni casi operatori esperti che abbiano eventualmente operato in certi ambiti sono, sappiamo bene che non sono così diffusi, da un lato, e dall'altro è un periodo in cui la disponibilità di tempo è molto limitata. Questo è il tema. Quindi la risposta è sì, insomma, piccola manifestazione di interesse aiuta soprattutto i soggetti attuatori, più che il bando in sé, diciamo. Ingegnere, okay. Per chiaramente per i comuni che si sono già attivati e che magari l'esperto l'hanno trovato, no? No, no, quelle meglio, spese, bene, ecco, perché bene. Quella è la finalità, nel senso di attrezzare i comuni con i tecnici, con l'esperto sì. tecnico. Va bene, io sarei, diciamo, per chiudere qui, credo che siamo tutti quanti stanchi, credo che sia servito molto questo webinar, la disponibilità è massima da parte di tutti. In primis chiaramente da parte della struttura e del GSE, diciamo istituzionalmente preposti, voglio aggiungere che accanto alla loro disponibilità, chiaramente come istituzioni sono obbligate a dare, poi lo fanno anche con passione ancora meglio, ci siamo anche noi come Legambiente, in particolare per tutto ciò che riguarda il coinvolgimento della popolazione, dei cittadini, delle associazioni, ed anche sugli aspetti più sociali. Quindi teneteci in considerazione, così come ha detto il nostro presidente, siamo assolutamente, siccome ci crediamo molto e questa sfida vorremmo vincerla, diciamo siamo a vostra disposizione con le nostre strutture nazionali, regionali e i nostri circoli locali. Ci possiamo, credo, salutare, a meno che qualcuno non abbia... Rimaniamo che io mando il link alla registrazione. Cerchiamo di organizzare tutte le domande che sono arrivate in FAQ, più altre eventualmente che possono venirvi successivamente e che potete farci arrivare o al professor Corvaro che ha lasciato le mail o anche al mio indirizzo e vediamo un po' di, insomma, per la terza settimana di agosto, primi di settembre, dopo Ferragosto, di organizzare queste FAQ. Possiamo chiudere così? Va bene, vi ringrazio a tutti e buon lavoro. Grazie, buona serata. Grazie mille. Grazie, grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci.